di Fano TV, siamo al Parco del Fagiano, nella frazione del Fenile a Fano, per una delle feste che sta diventando sempre di più molto 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 amata e attesa da tutti quanti i fanesi, e non la festa del Fagiano e della Fragola, numeri importantissimi già nelle altre edizioni, ma anche quella di quest'anno è veramente numericamente impressionante. Alle nostre spalle si stanno già assiepando le persone per ascoltare l'orchestra di Castellina Pasi, prima non di aver mangiato naturalmente la specialità di questa festa, ovvero sia il Fagiano. L'associazione Quattro Quarti e Cante di Montevecchio ci hanno messo il loro, come tutti gli anni, per dare il meglio a quanti vengono qui, e lo spettacolo della gente parla da sé. Noi siamo qui per farvi vivere un po' di questa atmosfera. Quest'anno ritorna a grande furor di popolo la festa del Fagiano e della Fragola. Ormai da quando l'avete riproposta e ripresa sta esponenzialmente crescendo sempre di più. Ma sì, Quattro Quarti è un'associazione che si dà molto da fare. Innanzitutto siamo molto contenti che faccia parte anch'essa del circuito delle Proloco, perché è veramente una bellissima associazione. Qui in questo parco, insieme alla Fondazione Cante di Montevecchio e dell'Amico Balzanti, hanno veramente creato un ambiente dove si sta bene. Quindi è inevitabile che ci sia gente in queste serate. Ecco, è una tradizione quella della festa del Fagiano e della Fragola qui nella frazione di Fenile, sentitissima, però vedo che ci sono persone anche da tutti i quartieri di Fano. Ma sì, sicuramente questo serve anche la comunicazione che stiamo facendo a tutti i livelli, sia come Proloco per sostenere un pochettino le manifestazioni, sia le stesse manifestazioni investono in comunicazione, perché serve farla sapere, e la gente ormai aspetta questi appuntamenti, sa di cosa si tratta, appena ne sentono parlare vedo che con piacere escono per venire a questi eventi. E a proposito di appuntamenti, in attesa del clou di luglio e di agosto, però anche giugno non è un mese con poche sorprese, anzi ce n'è una, insomma, il prossimo fine settimana, che è una novità. Sì, assolutamente sì, iniziata l'anno scorso e quest'anno si ripropone a tutta birra nel Parco di Cucurano, un evento che fa sia per giovani che persone un pochettino più grandi, ha della musica particolare e quindi si può ascoltare della buona musica e bere della buonissima birra, e la birra è un elemento che anche localmente è veramente molto gradito, quindi vi consiglio di andare a vedere, sarà il 12, il 13 e il 14. Vi do questi appuntamenti di giugno, così li tenete bene in mente, quindi 12, 13, 14 a tutta birra, e poi abbiamo 26, 27, 28 la classica festa della solidarietà che si tiene a Centinarola. Lo splendido Parco del Fagiano è veramente un polmone verde, possiamo dire, restituito alla città di Fano, non solo alla frazione di Fenile. Voi ci avete tenuto tantissimo e la Fondazione sta lavorando per dare sempre un impulso in più a quest'area verde. Sì, è vero, io quando sono arrivato nel 2011 ho subito preso mano su questa situazione qua, perché in realtà vedevo che era un bel polmone verde dove si poteva benissimo allestire manifestazioni eccetera, e ci ho creduto sulla festa del Fagiano, perché qui si è lasciata da 20-30 anni a questa parte, per riprendere un po', perché questo è chiamato Parco del Fagiano, l'abbiamo inaugurato come Parco del Fagiano in quanto i fagiani una volta erano qui dove venivano a dormire, dove c'era il fossatello dove andavano a bere, eccetera, cose qua. E allora abbiamo iniziato con questo parco, adesso piano piano andando avanti avremo anche il parco molto più grande alla mia destra, dove cercheremo, però ci sono degli investimenti un po' grossi, ma un po' all'anno piano piano cerchiamo di rimediare. La festa è ritornata in grande auge anche grazie, appunto, come ha detto lei, al vostro contributo, però vediamo che era amatissima, perché da subito è partita col botto, dalla prima edizione, dalla prima riproposta è subito partita con grandi numeri. Esatto, esatto, dal primo anno noi eravamo un po' indecisi anche nella preparazione in tutto, cosa sa, però ho detto abbiamo fiducia, dico se c'è tempo da mangiare sicuramente non sbaglia, perché sono degli ottimi cuochi quelli della cooperativa Quattro Quarti, perciò dico se c'è tempo, c'è da mangiare buono, c'è le buone orchestre, sicuramente la festa riesce. Col primo anno è andata bene, l'anno scorso è andata
andata benissimo e quest'anno sotto gli occhi di tutti che va tanto bene, insomma. Bene, quindi grande soddisfazione, sì, grande sì. Lavoro, però grande soddisfazione. È vero, grande soddisfazione, io ringrazio veramente tutti perché tutti hanno collaborato, perché qui la Quattro Quarti sono tutti quelli che in realtà fanno, non dico il dopo cena, ma il dopo lavoro, insomma, da un certo ora in poi. Io in qualità di responsabile un po' di tutta l'organizzazione, nel senso della manifestazione e dell'azienda come Montevecchio, come fondazione, mi sono dato sempre da fare, gli do una grossa mano, cerchiamo di far quadrato tutti insieme e vediamo di riuscire il meglio che sia possibile. Allora, Francesco Paceri, ormai insieme alle feste estive di Proloco e di tutto il comprensorio fanese, sei un tutt'uno, è vero? Quindi anche quest'anno non hai voluto mancare e non hai voluto mancare meno di portare le auto qui. Assolutamente, ormai facciamo parte della mobilia, no? A parte questo, effettivamente quest'anno è il nono anno che partecipiamo consecutivamente, quindi questo a voler dire che siamo comunque vicini alle feste di Proloco, che siamo vicini alla gente, ci piace esserlo, chiaramente non nascondiamo quello che può essere per noi l'effetto pubblicitario di portare le macchine qua, però con l'andare del tempo abbiamo visto che sta diventando proprio un qualcosa di diverso, non è la classica esposizione che vieni qua, la gente dice sì, ci sono le macchine, basta, è diventato proprio un dialogo con la gente e per noi questo è importante, stare in mezzo alla gente, chiacchierare con loro, parlare con loro, vedere quelli che sono chiaramente i loro problemi a riguardo di quello che sono le vetture, quindi il prodotto che noi esponiamo, però ci piace farlo in questo modo, non nel classico modo di venditore-cliente, ma proprio nel dialogo che riusciamo ad avere con le persone. Ecco, il rapporto umano è importantissimo, al di là poi dell'aspetto commerciale, e illustrate anche le novità poi di quelle che sono quelle stagionali, giusto? Sì, assolutamente, abbiamo avuto una novità l'anno scorso con la Peugeot 108 che abbiamo qua in esposizione, quest'anno invece abbiamo addirittura in anteprima, perché non è stata ancora presentata, sarà presentata alla metà del mese di giugno, la terza domenica del mese di giugno, ed è la nuova Opel Karl che abbiamo qui esposta. Si tratta di una mini monovolume, è un segmento nuovo, quindi ci aspettiamo anche che sia gradita a un pubblico nuovo, quelli che sono vetture di nicchia, si chiamano così, no? Per andare a cercare nuovi mercati, quindi una 1000 di cilindrata, piccolina, con un prezzo d'attacco molto molto importante, e quindi ci aspettiamo che abbia un grosso successo, ecco. Quattro giornate piene a disposizione non solo di quanti vogliono gustare la buona cucina degli amici, dei volontari di Quattro Quarti, ma anche passare una serata con qualcosa da dare ai propri piccoli, ai propri ragazzi, perché c'è un'area bambini allestita appositamente con loro, un po' di merchandising, qualche bancarella e poi anche naturalmente la musica, però vedete... Ecco, i bambini sono parte integrante di questa festa, sono felicissimi di essere qui, noi naturalmente con loro, per cui la festa del Fagiano è sicuramente anche la loro festa. Grande matrice popolare per questa festa che aggrega tantissime persone in un luogo importante, restituito alla comunità. Sì, è una festa della gente e la tanta partecipazione lo dimostra, ma soprattutto la cosa che mi piace è che si valorizza un luogo qua a Fenile molto bello, il Cante,
bello da vedere di giorno, ma è bello da vivere anche in queste circostanze. Quindi un doppio merito, quello di aver organizzato una festa, che è un servizio per la zona, per la città, e quello di aver valorizzato un luogo bello della nostra città. Ecco. Abbiamo dato un po' il via in là all'inizio dell'estate con le feste e con gli avvenimenti, quest'anno siete partiti con grande anticipo, avete davanti una stagione importante da portare avanti. Sì, questa è un'altra ricchezza che fanno a questo associazionismo, che si dedica molto, che si spende molto, con grandi sacrifici organizza tutte queste feste che sono un'opportunità per la gente, perché si svolgono in tutti i quartieri della città. Ed è per un'amministrazione un valore aggiunto, perché io ho un grande rispetto e soprattutto voglio sempre ringraziare tutte queste persone, perché sono tutti volontari, lavorano molto, perché dietro c'è un lavoro immane. E quest'anno insomma è partita bene anche col tempo, perché lo scorso anno insomma abbiamo sofferto, invece quest'anno è partito bene, speriamo che sia un'estate molto calda, ne ha bisogno la città, ne hanno bisogno gli operatori e soprattutto fa bene ai turisti. Naturalmente l'asse portante di questa festa è la cucina, il fagiano e altre specialità naturalmente che sono amatissime dalle persone che vengono a questa festa. Noi siamo con le spalle alla cucina che sta ancora lavorando nonostante l'ora, e dopo proveremo a entrare e carpire qualche segreto, per intanto si stanno dando un grande affare. E siamo riusciti finalmente a entrare nel cuore di questa festa. Qui c'è il fagiano, il famoso fagiano tanto ambito. Ma che cosa c'ha di speciale questo fagiano? Ma non lo so, è piaciuto? Perché... Ah, non lo so, lì sono tutti che mangiano come degli scatenati, quindi sarà... Allora, qualcosa è andata bene, no? È andata bene. Ma il segreto qual è? Come lo preparate questo fagiano? È una cottura molto lunga, è difficile, perché bisogna cuocerlo nella teia, non muoverlo più. Ah. Perché se sta un po' asciutto si asciutta e non si mangia più. Okay. C'è un procedimento molto lungo che solo noi avete un'esperienza che... Quanto ci vuole per farlo? Ci vuole 3 ore di cottura, 3 ore di tempo, tra il tempo che lo giri, perché va tirato giù dal forno 3 volte, aggiunto brodo o acqua. Così. Lo marinate anche? Fate una marinatura? Sì, sta sempre sulle 8 ore di marinatura con tutti gli odori, senza sale. Poi alla mattina, dalla sera, da tutta la notte. Alla mattina si parte col sale, vino e olio e va su nel forno. Questo è il ripieno, perché è ripieno di carne di maiale, formaggio e uova. Allora, quante ne avete fatte di porzioni questi giorni? Dunque, noi abbiamo fatto 300 fagiani. 300? 300. Viene ogni fagiano 3 porzioni, sono 900 porzioni. Però. Siamo quasi a zero. E quasi a zero, quindi mi sa che con stasera finite. Poi se ieri sera la partita qualcosa ha portato via, se no eravamo proprio, guarda, al bacio. Bene, complimenti, continuate così con il fagiano speciale, il fagiano del Fenile. L'offerta gastronomica della festa del fagiano qui al Fenile non è soltanto come portata principe quella del fagiano, qui ci sono anche delle ottime tagliatelle, adesso qui sono finite, però insomma, come le fate queste tagliatelle? Le prendiamo da Columbro. Le prendiamo da Columbro, Pasta Iris, che è una fabbrica qui a Fano la più buona che esiste. Che c'è? Ed è un nostro sponsor. I sughi li facciamo noi naturalmente, con i piselli, il ragù,
come si faceva una volta, in poche parole. Quindi cucina casereccia al 100%? 100%. Bene, ne avete fatte tante oggi? Parecchie, perché oggi abbiamo avuto anche il motoraduno, che erano già 100 persone solo loro, quindi logicamente questa sera abbiamo avuto più di 150 persone già prenotate, più tutto il resto e che arriva. Vabbè, vi vedo belle provate, insomma, da 3-4 giorni belli intensi, però anche piadine, arrosto, tutto. Di tutto, specialmente il fagiano, il particolar modo del fagiano. Ah sì, sì, sì. Abbiamo sentito 300 okay. Fagiani. Sì. E i galletti? A posto? Insomma, c'è tutto, galletti, fagiani, tagliatelle, piselli, piadine, di tutto, qui si mangia tutto. No, signora, grazie, non ne ho bisogno, grazie, sono a posto, grazie. E naturalmente, oltre al fagiano, il pezzo forte di questa festa sono le fragole, anche qui a gran profusione. Sfornano razioni dopo razioni e coppette dopo coppette. Allora, quest'anno possiamo dire che con i numeri questa festa ha battuto le edizioni precedenti, perché veramente sono venuti in tantissimi quest'anno. Esatto, è venuta tantissima gente, ha superato tutte le nostre aspettative. Forse qualche piccolo disservizio l'abbiamo dato, perché la gente è tantissima, basta vedere alle nostre spalle quante persone ci sono, non si sa, è una marea di persone. E quindi questo vuol dire che abbiamo lavorato bene nei primi due anni, sperando di far bene e continuare. Quindi noi ce la mettiamo tutta. Io voglio rivolgere un saluto a tutti quanti dall'Associazione Quattro Quarti, ma soprattutto ringraziare tutti i volontari che ci aiutano a far sì che questa festa sia una grande festa, e ringrazio con un caloroso abbraccio tutti gli sponsor, che sono quelli che ci permettono di realizzare certe cose. Ecco, i volontari sono il vostro cuore, il vostro punto di forza, oltre alla cucina, quindi avete dato veramente anche quest'anno prova di grande piacevolezza nel fare questa festa. Certo, noi siamo un'associazione, ma siamo associati anche con tanti altri, con la Proloco, e quindi collaboriamo anche in altre manifestazioni importanti, come in Gir per Fan, con la Befana in piazza, ma tante cose che la Proloco organizza. Noi cerchiamo di collaborare, perché crediamo che insieme siamo una forza. Ecco, a giudicare dalle porzioni che sono state fatte, dai chili di salsiccia che hanno riversato sui commensali, mi sa che siete sui 4.000-5.000 persone, a occhio e croce. Io non so contare, perché in matematica andavo male, però no. La gente è tantissima. Una festa che ha radunato tantissime persone in questi quattro giorni, anche merito un po' del battage comunicativo che è stato fatto. Sì, devo dire che la chiamano sagra della festa del fagiano e della fragola, in effetti lo è, però è proprio un grande evento. Questa è stata studiata proprio appositamente con un piano di comunicazione insieme a Mazzanti della Fondazione e a Pierelli della Quattro Quarti e ad altri responsabili, proprio sotto un punto di vista, appunto, di fare un grande evento a 360 gradi per tutti, per i bambini, per i più grandi, per gli adulti, per il mangiar bene, per il divertirsi, per i mercatini, per cui, e soprattutto per questa bellissima location. È stata fatta una pubblicità a tutti i livelli di media, radio, televisione, cartaceo, chiaramente guardando anche il lato economico, perché in questo momento, però insomma ci siamo stati molto attenti e i risultati fortunatamente si vedono.